Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di God of War. Allora ragazzi, io voglio riprendere da questa stanza, andare al piano di sopra e vedere che cosa c'era in questa zona, proseguendo, perché noi abbiamo fatto fuori i tipi, gli arcieri che stavano sopra il tempio dove avevamo preso il potere di Zeus, ma qua non siamo venuti a controllare. Qua fatemi vedere, ok, la magia serve, sì. Ah, intanto avete visto che è stato abbattuto quel palazzo. Voglio vedere di qua invece cosa sta. Ok, niente. Andiamo di qua. Oh, guardate. Tu! Devo andarmene! Lascia la leva, abbassa il ponte! No, no! Non lascerò che mi prendano! Non passeranno! Quei mostri mi faranno a pezzi! Codardo! Adesso praticamente questo tipo noi lo possiamo eliminare con il nuovo potere. Qua intanto possiamo unire. Ah, allora mi sa che era di qua che si proseguiva. Eccoci qua, allora, tipo con la leva. Adesso ti farò fuori. Ecco qua. Adesso possiamo passare. Eh sì, nessuno può contrastare Kratos. Qua, ok, rompiamo questi vasi. Perfetto. Qua troviamo degli scrigni, tanti vasi. Ok, allora apriamo lo scrigno, vediamo. Oh, un altro occhio, vai. Qui piuma invece, vediamo. Sì, la prima. Ok. Eh sì, perché stiamo facendo la seconda volta che potenziamo. Oh, madonna. Cioè, raga, ah, questi vasi che sono indistruttibili. Ok. Oh, ancora sti cosi maledetti. Ma perché non... Bastardi infami, oh, incredibile. Oh, e che due palle. Boh, L1 più X fa questo attacco così. L1 quadrato fa così. E qual è l'attacco? L1 più cerchio. Che però non ci ho sbloccato ancora, evidentemente. A cacare, vai. Oh, prendi questo. Vado. Bene. Dai. Questi sono i nemici più fastidiosi. Sti sottospecie di spettri che non so che, come cazzo chiamare. Beh, vanno sottoterra. Oh. Che cazzo. Ok. Ok. Ok, un altro occhio. Ah, mo stava a dire. Un altro occhio e un'altra piuma. Rompetele tutte le cose che si possono rompere nel gioco, perché così, vedete, ottenete queste, le sfere potenzianti, e fate prima. Dove siamo finiti? Dei sotterranei? Oh madonna. Oh! Oracolo! L'oracolo. Kratos!
Kratos, che Atena sia lodata, sei qui. E mo la prendono però. No, Kratos, Kratos, liberami. Devi liberarmi, ne va della sorte di Atene. Ecco, se n'è andata. È volata via. Oh, qui intanto abbiamo una scala che si ricollega al punto d'imbasso della città di Atena. Ah, qua possiamo andarci, dobbiamo andarci. Visto che sta questo scrigno qui. Oh, vedi. Vediamo se per caso si è aperta anche qualche altra finestra. No. Speravo, ma no. Ok, vabbè. Risaliamo su. Attenzione, Kratos, l'equilibrista. Ecco. Salviamo. Ok, proseguiamo. Adesso dobbiamo andare a salvare quella bella donna che è l'oracolo. Oh, madonna. Che due coglioni quando ti... Oh. Ti riescono a colpire in salto così. Perfetto. Oh. Bene, 10 colpi. Oh. Mamma mia, abbiamo spaccato la parete e si è sbloccato questo angolo. Bene. Di questo scrigno nella parete non me lo ricordavo. Infatti è stata una sorpresa. Ma c'è qualche altra parete da... No. Ok, era l'unico. Ora mi viene la curiosità di vedere se ci sono altri muri da rompere. Ricordiamo che io sto mettendo volutamente da parte le sfere potenzianti, perché so che più avanti ci sarà qualcosa dove ne vale la pena. Il tempio dell'oracolo. Oh. Cioè, ma guardate che bello. Spettacolare. Il tempio dell'oracolo si trova sempre in punti U. In alto. Kratos! Delle varie città. Kratos! Aiuto! Aiutami! Ecco. Oh no. Altre arpie. Occhio, eh! Ora in quest'area abbiamo a che fare con le arpie che si catapultano addosso a noi. Questa è una cosa altrettanto fastidiosa, ma non come... Le arpie si possono sempre uccidere semplicemente afferrandole. Ecco, questa invece no, è pericolosa, quindi... No, 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 no. Oh! Ecco. Occhio, eh. No. Ora sapete cosa succede in questa combinazione casuale, che non è a caso, voglio dire, tra arpie e medusa? Che se la medusa vi trasforma in pietra, l'arpia subito si butta addosso di voi, impicchiate, vi distrugge e voi morite. Oh, occhio adesso. Bene, ragazzo, bene. Atena ha scelto saggiamente, ne ero certo. Chi sei tu? Dunque hai le spade e la tua pelle è bianca come la luna. Sei tu l'eletto, senza dubbio. Forse Atene potrà sopravvivere. Ma fa attenzione, non voglio che tu muoia prima che abbia finito questa tomba. Una tomba? Nel bel mezzo della battaglia. Chi la occuperà, vecchio? Tu, figliolo. Ho davvero ancora molto da scavare qui. Tutto ti sarà rivelato a tempo debito. E quando tutto sembrerà perduto, Kratos, sarò lì per aiutarti.
Ecco, attenzione, questo misterioso personaggio. Non disturbarmi, ragazzo. Ho delle faccende da sbrigare e tu hai le tue. Il tempo è denaro e ne resta davvero poco. Ecco. Ecco, come vedete, il tizio ha iniziato a scavare questa tomba che dice che è per me. Quindi, occhio, eh. Ricordatevela questa cosa. Questa è una delle cose più fighe che hanno potuto fare nel gioco. Qua però, prima di aprire, voglio aprire gli scrigni, ecco. Uno. Eccolo qua. E qui cosa c'è? Ah, ok, non c'è niente. Dall'altro lato ce ne dovrebbe essere un altro, vediamo. Ok, in maniera speculare. No, ne manca uno, dai, di occhio e poi... ulteriore aumento della barra. Ma là sopra si vede già che c'è qualcosa. C'è un modo per raggiungere? Probabilmente c'è... ah, ecco, da qua. Beh, questo devo dire è bastardissimo, questo scrigno. E si vede che è strapieno di sfere rosse. Oh. Questa è la prima volta che prendo probabilmente quello scrigno. Fatemi vedere dall'altra parte la stessa cosa. Oh, sì, sì. Mi volevi fregare il gioco. Mamma mia. Quante sono le sfere adesso? 2900. Bene. Bene, bene. Salviamo. Un attimo solo. Allora, riprendiamo. Entriamo in questo benedetto barra maledetto tempio. I templi dovrebbero essere tutti benedetti, invece questo... per come sono andate le cose, no! Ragazzi, questi video che voi state vedendo... non sono mai stati rimasterizzati, nemmeno, insomma, su PlayStation 3. E voi state vedendo il gameplay, vi ripeto, ad una qualità migliore rispetto a quella della PlayStation 3, perché gira a 60 fps il gioco. E anche il video è a 60 fps, io ve lo ricordo, perché non è la God of War Collection e basta, ecco. È una versione ancora più... ancora migliore, ecco, rispetto a quella... originale della collection. Tra l'altro anche qua si possono sbloccare i trofei. E questa è una cosa molto carina, devo dire. Con questo emulatore da PlayStation 3. Ah, giusto. Qua erano infiniti i nemici. Sì, aspetta un attimo, aspetta. Qua bisogna tirare su Son. Usare il calcio. Ecco qua, e non mi si butteranno addosso a rompere i coglioni. Ora, queste statue con questo scudo, serve per tappare i buchi, nel vero senso della parola, da dove escono le arpie. Ecco, vedete, adesso stanno facendo forza per cercare di entrare. Ora, e uno l'abbiamo tappato, ora l'altro... Fatemi passare. Ma uno qua si potrebbe farmare le sfere rosse. No, dopo un po' non ne dà più, ok. Non ne dà più, sì, sennò sarebbe stato sgravo. Qua diamo un bel calcione. Ok. E qua c'è l'altro buco. Madonna mia. Ma perché per esempio ha dato sfere rosse? Ah, solo perché avevo fatto una combo, tipo. Vabbè. Ho chiuso, vero? Dovrei aver chiuso. Ok. E ora che questa è stata fatta, si può aprire il cancello e salire al piano di sotto. Bene.
Oh, qua se non sbaglio veniva attaccato da... Non era qui, no. Mi ricordo male io. Ora, sapete cosa succede se voi qua non... non avevate... diciamo... sistemato la questione a pie? Che vi facevano cadere in continuazione, quindi di conseguenza voi lo dovevate far per forza. Allora, riprendiamo. Mamma mia, tutto si rompe. Questa è mangiato i fagioli. Che è? Vabbè. Io mo per esempio, se salgo su questo tetto e salto di là, si può fare? No. Non credo. Oh, e dalle. Mamma mia. Cioè, tutto sto casino per andare, tornarmene indietro. Ma va a cagare. Boh, vabbè. A che è servita? Scusate, invece qua cosa c'è? C'è una base, vedo, una cosa là sopra. No, vabbè. Oh. Ah, ma io posso saltare? Ma fatemi vedere. Ma là c'è uno scrigno. Questo non lo sapevo. E aumento, vai, aumento dell'energia. Mi sembrava strana questa base messa qui. Vediamo, riesco a... Mamma mia, ce l'ho fatta. Ce l'avevo già fatta al primo salto. Poi non so perché mi sono voluto assestare. Qua non è... Qua è... Ok. Prima di salvare la magia. Qua no, non c'è. Ok. Ok. Proseguiamo. I legionari normali. Che belli. Che mi fanno fare tante belle combo. Oh, madò. Ah, oh, questi li facciamo fuori così. Oh, hit and beat. L'esercito c'ho davanti a me. Ok. Mamma santa, vai, sì. Ho un video. Kratos, aiutami! Aiuto! Oh no! Che culo! Kratos, presto! Oh, qui abbiamo una cosa a tempo, attenzione. Mettiamo. Allora, aspettate un attimo, sì, perché devo capire un po' di cose. Prendiamo. Abbiamo preso la prima statua, ora dobbiamo prendere la seconda. E la mettiamo. Kratos, fammi scendere. Sopra l'altra. Questo serve perché se noi non facciamo questo lavoro qua non possiamo... Allora, almeno io mi ricordo così. Fatemi vedere, qua c'è l'ascensore.
Ok. Qua vedete c'è il giardino dell'oracolo. Se non sbaglio adesso non c'è ancora. Non c'è ancora il tempo che scorre. Apro qua. Apro questo. Ok. E qui sotto? La porta è munita di serrature. Il simbolo dell'oracolo inciso sulla superficie. Solo l'oracolo di Atene può aprirla. Ok. Kratos, fammi scendere! Calma, calma, mo ti venga a salvare. Io prima volevo vedere qua com'era la situazione. Chissà perché mi ricordo. Ah, ecco, sì, sì. Io adesso devo spostare questo coso da qua a sopra l'ascensore. Ok, sì, sì. Prima però di andare di là voglio vedere qua sopra, su questo colonnato, se c'è qualcosa. Fatemi vedere. Ah, ecco. Da qua si arriva in quel punto, ok. Allora, saliamo su. Mettiamo questo coso. Fatemi vedere, è in questo punto. Kratos, presto! Kratos, cerca di salire. Devi liberarmi. È in questo punto che lo devo mettere? Che questa cosa non me la ricordo. Ah, no, era sotto. Aspetta, aspetta. Ah, no, ok, era. Era qua, era, fanculo. Ok, no, mi sono ricordato. Guardate com'è che era. Semplicemente bisogna buttarlo giù. Ok. Questi sarebbero spaccati se fosse stato nella vita reale. Kratos, fammi scendere! E mettiamo qua. La statua. Oh, adesso ha senso. Mo possiamo andarla a salvare. Ecco. Kratos, sto scivolando. Devi liberarmi in fretta. Posso aiutarti. Possiamo salvare Atene, ma devi fare presto. Ecco, guardate un po' che percorso ci aspetta, mo, mamma mia. È un bel casino. La statua di Atena là. Ok, qua mo dobbiamo aspettare. Andiamo. Andiamo. Ok. Abbiamo un minuto di tempo, eh. Se qua si perde tempo inutilmente. Ok. Andiamo così. Saliamo su. Aiutami, Kratos, ti prego. Ehi, vabbè, ok. Non muore. Ecco, abbiamo fatto schifo. Riparti dal checkpoint. Ah, no, sono 70 secondi su. Oh, vabbè, qua abbiamo fatto schifo di nuovo. Ah, per buttarmi subito. No, dai. Non mi ha saltato. Che due coglioni. Ok. Bene. Questo l'abbiamo fatto, vai. Salta.
Facciamo un salto, come si suol dire. Ecco. Ma là ci sono due scrigni che lo dovrei aprire, però. Dai, salta. Oh, non lasciarla in sospeso. Kratos mise in moto gli eventi che l'avrebbero portato alla rovina. Kratos, proprio come Atena aveva previsto. Ma sei arrivato tardi, forse troppo tardi per salvare Atene. O è per salvare Atene che sei venuto? No, io non posso! Non dobbiamo arrenderci! E quando l'oracolo scrutò la sua anima, vide una bestia, oltre che un uomo. Un tempo capitano dell'esercito spartano, Kratos comandava al principio solo 50 soldati. Ma presto i suoi uomini divennero migliaia. Oh. I suoi metodi erano brutali, ma efficaci. Ebro di potere, era temuto da tutti. O quasi. Sua moglie era l'unica a sfidare la sua furia. Quando sarai soddisfatto? Quando finirà? Quando la gloria di Sparta sarà nota in tutto il mondo. La gloria di Sparta lo fai solo per te stesso. La sua bramosia di conquista non aveva confini, ma quello che desiderava l'avrebbe mandato in rovina. Per gli dei, perché Atena dovrebbe mandare te? Stai fuori dalla mia mente. Scegli saggiamente i tuoi nemici, Kratos. La tua forza bruta da sola non basterà per eliminare Ares. Un unico oggetto al mondo ti permetterà di sconfiggere un dio. Il vaso di Pandora, custodito ben al di là delle mura di Atene, nascosto dagli dei nel deserto orientale. Ma ti avverto, Kratos, molti sono partiti alla ricerca del vaso di Pandora. Nessuno è mai tornato. Attraversa le porte del deserto, Kratos. Potrai iniziare la ricerca del vaso di Pandora. È l'unico modo che hai per sconfiggere Ares e salvare Atene. Ok, bene, abbiamo salvato l'oracolo. Ora io qua vorrei salvare invece la partita. Fatemi vedere invece come si fa qua sopra ad arrivare, perché stanno ben due scrigni. Forse si può spostare la colonna, vediamo. Forse si può. Proviamo. Vediamo se funziona. Ehi, dai, sì che funziona, però la telecamera è una merda, un attimo. Dai. Ok, e adesso, oh, siamo arrivati. Bene, con ben 3336 sfere potenzianti ce ne usciamo da questa parte. E possiamo finalmente salvare, spero. Eccoci qua. Bene, abbiamo visto parecchie cose in questo video, una parte importante della storia, l'inizio per andare a trovare il viaggio, il vaso di Pandora. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo ad un prossimo video.